Cari amici, modelli mentali. Recentemente mi sono riappassionato a questo tema pazzesco e a come questi strumenti possano aiutarci un sacco a prendere delle decisioni migliori nella nostra vita. Ma partiamo dalla base. Sai che cosa sono i modelli mentali? I modelli mentali sono dei concetti o delle strutture utili per interpretare e comprendere meglio il mondo intorno a noi. Sono come delle lenti o delle mappe che ci aiutano a organizzare le informazioni e a capire come agire efficacemente in una determinata situazione. Ogni modello mentale ci offre una prospettiva diversa, un modo unico di vedere e di valutare le cose. E questo è il motivo per cui non esiste un modello mentale che sia perfetto per ogni situazione, ma di volta in volta dovremmo capire quale sia il più appropriato a seconda del contesto in cui ci troviamo e delle esigenze che abbiamo. Non male, no? Bene, nel video di oggi esploriamo un modello mentale che si chiama Regret Minimization Framework o quadro di minimizzazione dei rimpianti. Che cos'è il quadro di minimizzazione dei rimpianti? Il quadro di minimizzazione dei rimpianti è un modello mentale super utile per prendere delle decisioni audaci ma giuste per noi. E nasce da questa domanda: mi pentirò di non aver fatto questa scelta tra X anni? Questo modello ci invita a proiettarci nel futuro per fare ora delle scelte che rispecchiano ciò che conta per noi a lungo termine, evitando un domani di brucianti rimpianti. Il modello è stato coniato da Jeff Bezos, che ne ha parlato mentre descriveva il processo decisionale che lo ha portato a lasciare un lavoro ben remunerato nel settore finanziario per iniziare Amazon in un garage. La sua decisione è stata in gran parte influenzata dal desiderio di non rimpiangere di non aver colto l'opportunità offerta dalla nascente rivoluzione di Internet. E questa prospettiva gli ha dato il coraggio di intraprendere il rischio di fondare Amazon, nonostante le incertezze e i potenziali fallimenti. Questo modello, insomma, ci sfida a visualizzare concretamente ciò che potremmo perdere, sfruttando quindi la nostra naturale avversione alla perdita, come una motivazione per liberarci dalla passività e dalla paura di agire, per perseguire invece passioni e visioni con maggiore determinazione. Il caso di Bezos non è certo l'unico, ci sono tanti altri esempi attorno a noi di persone che hanno utilizzato questo modello per fare scelte decisive per la loro vita. Pensiamo a Steve Jobs. Dopo essere stato allontanato da Apple, Jobs ha avuto l'opportunità di tornare e ha riflettuto sulla direzione che Apple stava prendendo senza di lui e si è chiesto se avrebbe rimpianto di non essere tornato. E ha scelto di tornare e sotto la sua guida Apple ha lanciato dei prodotti rivoluzionari come l'iPod, l'iPhone, l'iPad. Oppure pensiamo a J.K. Rowling, che nonostante le difficili vicissitudini della sua vita si è chiesta se avrebbe rimpianto di non aver mai provato a pubblicare Harry Potter e ora è una delle autrici più famose al mondo. Possiamo anche imparare molto dai rimpianti altrui. Ad esempio, i rimpianti più comuni che le persone riportano in punto di morte includono l'aver lavorato troppo, l'aver cercato di compiacere troppo gli altri, il non aver espresso i propri veri sentimenti, non aver trascorso del tempo di qualità con gli amici e non essersi concessi di essere più felici. Anche se queste persone non possono più tornare indietro, le loro esperienze possono essere per tutti noi una guida preziosa. Ma come questo modello mentale può essere utile nella tua di vita? Prova a pensare a una scelta che non sai se compiere oggi e proiettati nel futuro, mettiamo a 80 anni. Ad esempio potresti chiederti: rimpiangerò di non aver cambiato lavoro? Rimpiangerò di non aver fatto quel viaggio quando invece ne avevo le possibilità? Rimpiangerò di non aver detto a quella persona quanto le voglio bene? Se la risposta è sì, hai uno spunto possibile su che cosa fare o non fare. Tra parentesi, il modello mentale del quadro di minimizzazione dei rimpianti è utile anche per aiutarci ad acquisire delle abitudini virtuose. Ad esempio, qualcuno che procrastina regolarmente l'attività fisica potrebbe chiedersi: mi pentirò di non essermi preso cura della mia salute quando potevo? E questo potrebbe spingerlo a iniziare a praticare movimento regolarmente.
Cari amici, il quadro di minimizzazione dei rimpianti è un modello mentale semplice, super potente, che però ha dei limiti, come tutti i modelli mentali peraltro, perché esso tende ad adottare un approccio emotivo al processo decisionale. E sebbene le emozioni siano una componente fondamentale nella vita di tutti noi e possono spingerci verso azioni coraggiose, le emozioni possono anche oscurare una valutazione razionale della situazione, spingendoci a intraprendere delle azioni più rischiose di quelle che effettivamente dovremmo. Per questo motivo, questo modello non dovrebbe mai essere l'unico criterio su cui basare una decisione, ma cosa deve succedere? Beh, che deve essere integrato con altri modelli mentali per arrivare a una visione più completa e ponderata della situazione. E dove posso trovarli questi altri modelli mentali? Nel mio videocorso Decision Making Avanzato, strategie e modelli mentali per hackerare il pensiero e prendere delle decisioni migliori. E in questo videocorso troverete anche un sacco di altre strategie e strumenti pratici per perfezionare il vostro processo decisionale e diventare cintura nera di decision making. Tanta roba, o no? Se vi interessa, vi lascio qui sotto tutte le informazioni del caso. Ciao e alla prossima!